vediamo, la vediamo giovane, poi il dottor Ciaperi ci parlerà di lei, ci delineerà un profilo. Qui la vediamo, dunque intanto nasce nel 1906, per dare un po' qualche riferimento anagrafico. Tedesca, Hannover è la sua città di nascita, ma vedremo che poi si sposta da qualche altra parte. Qui è un po' più grande, è una persona abbastanza spregiudicata come carattere, come anche uno spirito anche ribelle, possiamo dire. Ecco, qui vediamo la copertina del suo primo libro importante, che è Le origini del totalitarismo. Hannah Arendt si occupa di descrivere o di mettere a confronto i totalitarismi del Novecento e in questo testo, corposo, mette a confronto il nazismo, di cui lei è vittima, e lo stalinismo sovietico. Poi se ne parlerà meglio nel corso scenico. Un altro testo famoso è Vita Attiva, che è anche qui sul banco per chi volesse darle un'occhiata. Questo è veramente il suo contenuto filosofico, contenuto filosofico. Poi abbiamo quello per cui lei è famosa. Hannah Arendt è famosa per La banalità del male. Il testo, che è esattamente in questa versione, anche quello che vediamo lì, altro non è che la raccolta del processo. Qui si narra, lei narra, il processo ad Adolf Eichmann che si è svolto a Gerusalemme. Lei era mandata dalla sua rivista di New York, e quindi era come appunto era tenuta a mandare i dispacci e via via, perché questo processo è stato molto lungo, 18 mesi, e anche di questo appunto si parlerà. Ecco perché li presento prima, così diciamo sono libri di cui poi si parla più avanti. In questa immagine, che nulla ha a che fare con lei perché questo è Kafka non è un amico suo, è però uno scrittore, un grande scrittore. Lei si servirà di un racconto degli anni 20 appunto di Kafka, e sul finire di tutta questa storia scenica non voi vedrete e sentirete il motivo per cui questo era uno dei racconti di Kafka, un certo racconto egli, sarà importante per la nostra pensatrice. Mi pare, ecco, lasciamo il dottor Ciaperi, io mi trasformo in Anna. Entro nelle sue scarpe. Prego. Allora, buongiorno a tutti. È vero che non è, come dire, nel mio camice parlare di Hannah Arendt, ma è nelle mie corde. Ed è nelle mie corde perché lei è un personaggio unico. Ci sono delle persone che sono state capaci di rappresentare un'epoca, e hanno scritto di un'epoca, e hanno saputo coglierne l'essenza. Ci sono delle persone che l'hanno vissuta quest'epoca sulla loro storia personale. E Hannah Arendt è riuscita in qualche modo a coniugare questi due aspetti, perché la sua storia e quello che lei ha scritto rappresentano un'epoca, rappresentano moltissimo il Novecento. Lo rappresentano fin dall'inizio, perché, come diceva Maria Grazia, è nata nel 1906 ad Hannover, però si è trasferita subito a Königsberg, che era la città di origine della sua famiglia. Königsberg è una città stranissima, una città fantasma, perché è una città che per la storia europea rappresenta tantissimo, però non esiste più. E Hannah Arendt nella sua vita ha visto questa trasformazione. Königsberg è una città sul Mar Baltico, è una città
della Lega Anseatica, che era questo gruppo di città che avevano fatto dell'apertura, della conoscenza, del rapporto con gli altri e del commercio, la loro forza, talmente forti erano diventati che trattavano con la Gran Bretagna da pari a pari a un certo punto. Königsberg rappresenta anche una grande città tedesca e la più orientale delle città tedesche. E rappresenta in qualche modo quella storia tedesca che è stata incarnata dai cavalieri teutoni che sono partiti da Gerusalemme come cavalieri ospitalieri e poi si sono spinti a convertire le terre slave, le terre dell'est, e Königsberg è rappresentata in qualche modo, Königsberg significa la collina del re, ed era una città centrale per la storia della Prussia e della Germania. Tanto importante che nel 1540 è stata fondata un'università, ma tanto importante che in quell'università ha insegnato forse una delle persone più importanti della storia del pensiero europeo, che è Immanuel Kant, e che è riuscito a rappresentare il senso della responsabilità dell'individuo, il famoso concetto dell'imperativo categorico, della legge morale. Kant si è fatto scrivere sulla sua tomba, che sta a Königsberg, si è fatto scrivere che ha sempre vissuto col cielo stellato sopra di sé, la legge morale dentro di sé. La legge morale è un aspetto importantissimo che poi ritornerà fuori nel caso di Eichmann, poi ne parleremo quando ne discuteremo, però è un tema che è stato talmente importante per Hannah Arendt che se l'è portato dietro tutta la sua vita. Hannah Arendt ha perso la sua città, ha perso le sue radici, perché Königsberg non esiste più, vi dicevo. Königsberg dopo la seconda guerra mondiale è stata unificata dai tedeschi e anche da tutte le altre minoranze che erano presenti. È diventato un avamposto, una sorta di città militarizzata tra Lituania e Polonia, abitata solo da russi, una città praticamente segreta che permette alla Russia di avere un avamposto, ha permesso all'URSS di Stalin di avere un avamposto in un posto strategico per la storia della Russia, e gli ha cambiato anche nome, Kaliningrad è diventata. Kalinin era il primo presidente del Parlamento russo dopo la rivoluzione bolscevica, e Hannah Arendt ha rappresentato nella sua storia lo scontro tra i due totalitarismi, quello nazista e quello stalinista, che a Königsberg hanno combattuto la loro battaglia e hanno portato, credo, alla più grande distruzione del pensiero europeo aperto, integrativo, capace di vedere l'altro e capace anche di essere responsabile rispetto alle proprie scelte, lasciando la tomba di Kant esiste ancora a Kaliningrad. È curioso che se voi ci pensate, chi di voi ha studiato filosofia al liceo, si parla molto di Kant, del fatto che è vissuto a Königsberg. Io devo dire, cosa fosse Königsberg l'ho scoperto a distanza di tanti anni, in maniera del tutto casuale, leggendo un libro sui paesi baltici. Non avevo mai saputo niente, un libro dal titolo Le anime baltiche, lì ho scoperto che cosa fosse Königsberg e che fine avesse fatto. Hannah Arendt tutto questo se l'è portato dietro, da Königsberg è andata a Berlino, ha sviluppato un'intensa passione per la filosofia e si è trasferita in un'università per imparare la filosofia, per legarsi a un giovane maestro che è Heidegger, che lo vedete qui, e questo è importante nella storia di Hannah Arendt, perché il rapporto con Heidegger è un rapporto che c'entra tantissimo con la sua storia, perché Heidegger era un filosofo dell'esistenzialismo, Hannah Arendt si è legata a lui, ma si è legata all'uomo, ed è un uomo molto controverso, perché era un uomo di un'intelligenza estrema, ma è anche un uomo molto controverso perché è uno dei filosofi tedeschi che si è più legato al marxismo, almeno nella prima fase. Tutto questo ovviamente ha segnato tantissimo la vita di Hannah Arendt, la quale è dovuta scappare dalla Germania, è andata poi in Francia per il nazismo, ma prima di scappare dalla Germania è scappata da Heidegger, perché Heidegger non ha avuto in qualche modo la forza di fare una scelta più forte. C'è stato un amore tra i due, un amore, Heidegger era già sposato, Hannah Arendt si è innamorata di lui, hanno vissuto questa passione, ma poi lui non se l'è sentita di fare un passo oltre, e Hannah Arendt è andata in un'altra università, in Heidelberg, dove ha conosciuto ed è diventata allieva di un altro strano filosofo tedesco che era Karl Jaspers, che per noi è importante perché era uno psichiatra, diventando poi filosofo,
ha scritto uno dei testi più importanti della storia della psichiatria, che è il Trattato di Psicopatologia Generale, ma poi è diventato un filosofo e si è occupato anche lui di esistenzialismo. È stato un filosofo tedesco, quindi, come dire, ha potuto continuare a insegnare, però era sposato con una donna ebrea e non ha accettato di lasciare la moglie, come gli è stato chiesto dal regime nazista. Questa cosa l'ha pagata perdendo l'insegnamento prima. È rimasto chiuso nella sua città di Heidelberg senza mai scappare dalla Germania e si è occupato tantissimo del concetto della colpa, anche qui il senso morale della colpa. L'ha trattato tantissimo negli anni successivi alla guerra, la colpa della Germania post-nazista. E poi è scappato dalla Germania. Karl Jaspers è andato a vivere poi in Svizzera, ha insegnato in Svizzera, in Germania non c'è più tornato. Questo per dirvi che Hannah Arendt è veramente strana nella sua storia, perché ebrea, tedesca, ha perso le origini tedesche perché non esiste più la città dove ha vissuto, ma anche il paese dove è nata l'ha perseguitata, è dovuta scappare da quel paese, è dovuta scappare dall'Europa, è dovuta finire negli Stati Uniti dove ha vissuto tutto il resto della sua vita. Il rapporto con Heidegger è stato centrale nella sua formazione personale, ma anche nella sua attenzione rispetto agli uomini. È stato talmente importante che ha proseguito anche dopo, nonostante, come dire, questo avvicinamento tra Heidegger e il nazismo. E lei l'ha mantenuto perché l'uomo è superiore in qualche modo alle idee, superiore all'ideologia. E questo è il suo desiderio ed è quello che in realtà viene fuori anche nel suo libro sui totalitarismi. Il totalitarismo è l'annullamento dell'uomo. E invece il fatto che l'uomo deve farsi, come vedremo poi nelle più avanti, deve diventare un elemento attraverso il pensiero capace di superare la paura, capace di superare il terrore, capace di essere responsabile dei suoi atti. E quindi è rimasta fedele ad Heidegger per tutta la sua vita, nonostante tutto questo, perché l'uomo Heidegger probabilmente era migliore di quello che è stato la contraddizione della sua vita. E adesso credo che parleremo proprio del rapporto tra Hannah Arendt e